Welcome boys and girls nel primo unboxing del canale. D'ora in poi tutto ciò che riguarda l'audio del canale, quindi input del microfono e output dell'audio, sarà migliore, appunto perché ho acquistato un nuovo microfono, il Blue Yeti, e oggi appunto lo apriremo dalla sua confezione, vedremo se mi hanno truffato o meno. Eh sì, ovviamente vi lascerò il link del microfono in descrizione di Amazon. Io non ci guadagno nulla, però vabbè, vi può servire anche a voi perché io l'ho trovato in offerta, non so per quanto tempo rimarrà in offerta. Quindi sposto la webcam così potrete vedere il microfono e l'unboxing. Buona visione. Questo è il microfono, appunto il Blue Yeti. Se vedete che è comunque un po' aperto il pacco, perché l'ho già aperto, ho soltanto aperto la scatola per vedere se tutto era a posto, perché sapete com'è, Amazon è buono, però alcune volte sbaglia perché magari non vende lei i prodotti. Quindi direi di iniziare ad aprirlo. Allora, sì, esatto, qui c'era la... qui non so se vedete un qualcosa, però va tagliato. Figo. Cavi? Allora, io sono arrivato fino a qui. Non ho visto se c'erano né cavi né altre cose. E da ciò che ho visto ci sono dei cavi. E poi, i fascicoli per le istruzioni. Che noi ovviamente non useremo perché noi siamo top. Ah, e qui c'è una fotino del microfono. Ora vi giro il tutto come va tolto tutto assieme a quanto pare. Sì, Tutankhamon non alla volta. Oh, figo. Ora com'è? Allora, proviamo a... No. Proviamo allora a rimuovere questa, cioè non so se la vedete, ma questa qui, polistirolo. No, non si rimuove, no che non si può rimuovere, c'è l'altra carta. E se lo scolleghiamo? No, facciamo una cosa. Ho tolto le cuffie, le metterò qui così potrete sentire tutto ciò. Allora, proviamo qui a... Ah, si toglie sto schifo. Sì? Oh, era ora. Abbiamo messo un po', però... Qui ci sono le cose, quindi ora questo potrei sfilarlo. Esatto. Ma ragazzi, sono un pro. Asciutto, però, contiene la parola pro. Ora, questo possiamo rimuoverlo. E possiamo... Non vorrei rompere come faccio il mio solito. Allora, mettiamo il microfono così e scolleghiamo questo dolcemente. Sì, voi sentite tutto il bellissimo ASMR, le cuffie stavano per cadere. Allora, com'è che... Giusto, perché sennò sarebbe troppo alto. Dovrebbe funzionare tipo... Tipo... Ah, qui c'è qualcosa che va rimosso, per non farsi male. Puzza. Sì. Ui. Allora, ammetto che è carino esteticamente. È molto professionale, sia dalla grafica sia da... C'era un po' di polvere. Sia dalla grafica che c'è il design, sia da quel che dicono in giro. Comunque un microfono abbastanza famoso. Ora, questa leva, no, così si svita Tutankhamon. Eh sì. Per magari non cadete. Quindi ora questi servono, non così, la svito, servono per mantenere questo che si muove fermo. Allora, fatemi vedere un secondo le istruzioni soltanto per vedere, perché io non ho bisogno di istruzioni in realtà. Sì, esatto. Il microfono va tenuto così e non così, cioè non di sopra. Vediamo se riesco a farvi vedere. Va parlato da qui e non da qui sopra, come fanno in molti.
va bene, va bene. Scusate. Così non si muove. Magari lo abito un po' di più. Ok, meglio. Ragazzi, ora tutte queste scatole le tolgo e vi faccio vedere un po' come lo collego. Questo va tagliuzzato con il mio super aggeggino. Che, come brilla. Ah, no, no, si può aprire tranquillamente se mettesse a fuoco. Ah, a posto. Ora, metto in modo efficiente i cavi, tipo... Tipo così. Perché comunque a me non serve molta lunghezza, perché c'è la porta USB vicino. Ora, proviamo a collegarlo. Come funziona però il collegamento? Devo, tipo... Mannaggia la belva, l'ho fatto troppo potente, davvero pro. Ah, ecco qua. Qui ci sono due pulsanti. E qui un pochino dove posso mettere... No, mi sa che no, mi sa che non dovevo toccare. Forse ho rotto tutto, ma spero di no. Allora, controlliamo un secondo le istruzioni per vedere a cosa servono sti pulsanti. Cioè, sti... cose dove infilare qualcosa. Ah, così. C'è qui uno per il computer e uno per le cuffie. Ma siccome a me le cuffie non servono per il microfono, io posso lasciarle forse nel computer. Ho collegato il microfono e difatti qui c'è una lucina. Faccio vedere, non si mette a fuoco. Con scritto mute, cioè mute. Che in realtà dovrebbe significare quando il microfono è acceso o spento. Se difatti se premo. Quando lampeggia dovrebbe significare che è spento o acceso. Non lo so, devo leggere. Poi vabbè, qui c'è il tasto per il volume, la manovella. Lì dietro ci sono dei pulsanti. Il primo, che non so che cosa serva, e il secondo, cioè la manovella è caratterizzata da quattro pulsantini diversi. 1, 2, 3, 4. Dovrebbe essere tipo omnidirezionale, bidirezionale. Insomma, questo microfono ha molte funzioni. Ad esempio, se io lo metto qui e voglio fare un colloquio con qualcun altro e sentire ciò che è lì, ma sentire ciò che sento anch'io che sono di qui, il microfono registrerà tutto ciò che c'è di dietro e tutto ciò che c'è davanti. Le parti di qua no. Ma a me interessa qualcosa di omnidirezionale, cioè solo una direzione, perché il microfono... Metterò qui. Salve! Bene, ho scoperto una cosa. Quella omnidirezionale significa che da tutto il punto. A me serve la terza, che si chiama modalità cardioide. Vediamo se la mette a fuoco. Sì, se vedete, non ha la stessa figura di un cerchio la terza, ma una specie di cuoricino capovolto, che appunto indica una sola direzione. Quindi, sì, però... Esatto. Ovviamente il microfono va ancora settato e tutto, quindi l'uso ancora non è efficiente, però vorrei provare a capire com'è la qualità. Quindi, vediamo subito com'è la qualità. Questa è la mia voce normale con il microfono delle cuffie. Questa invece è la mia voce con il microfono Blue Yeti. Potete capire che la qualità si sente, come se si sente. Perché difatti la mia vera voce è quella che avete sentito col Blue Yeti circa, perché ovviamente non è, diciamo, come nella realtà, però comunque tutto ciò che avete ascoltato, io me ne sono reso conto nei video, andando sempre avanti, con le cuffie avete sentito una voce che non era del tutto mia. Per questo molte volte vabbè, si sminchiava e tutte le robe. Comunque questa appunto, come vi ho fatto vedere, la qualità è molto superiore. Ovviamente va il tutto modificato, il volume, tutte le modalità che ha, però comunque l'uso c'è già, però comunque la qualità può essere ancora migliorata.
Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche su tutte, non su personalizzate o nessuna. Vi becco, Berbantelli. Condividete il video, da qui da Dudankamon e dal microfono nuovo Blue Yeti. Hi boys and girls!